Ben ritrovati tutti per ascoltare insieme il Vangelo di questa domenica ed esplorare la simbologia presente nell'arte cristiana. Questa domenica il Vangelo è il Vangelo della Trasfigurazione, è un Vangelo importantissimo soprattutto nella tradizione bizantina ed è così particolarmente emozionante poterlo commentare qua. Dietro di me riconoscete ancora una volta la Basilica di Santa Sofia, la Basilica greco-cattolica degli ucraini a Roma, in una periferia molto trafficata, però ecco, è un luogo di profonda spiritualità. Questo Vangelo è stato per la tradizione bizantina la chiave di lettura di tutta la liturgia e dunque la chiave di lettura di come si incontra Dio. Adesso lo ascoltiamo, poi lo commentiamo all'interno della Chiesa. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Capitolo 17 di Matteo. Gesù già inizia a incontrare moltissima opposizione. Non siamo ormai neanche troppo lontano dalla passione. Che cosa è successo immediatamente prima? Ebbene, ha predetto già la sua morte. Gesù nel Vangelo di Matteo ha già questa percezione che sarà ucciso con violenza. E ancora subito dopo Gesù cerca di invitare altri a seguirlo. È quasi un prendere con sé i discepoli in questo passaggio difficile, che è il passaggio attraverso la morte. Ebbene, quando un essere umano arriva a un momento decisivo come questo, che cosa fa? Si ferma un attimo, no? Dice: «Ma davvero devo andare avanti in questo modo che mi costerà la vita?» Molto probabilmente Gesù ha avuto una battuta di arresto, un tempo di esitazione. E allora Gesù doveva decidere come fare gli ultimi passi del suo cammino terrestre, cioè se davvero andare fino in fondo. E che cosa fa? Sale sul monte. Noi diremmo va a fare una sorta di ritiro. Quando noi ci ritiriamo per prendere una decisione importante nella vita, nel fondo facciamo qualcosa di molto simile a quella che fa Gesù. Cerca di capire quale sarà il suo modo di dare la vita. E sul monte si confronta, dice il testo che abbiamo ascoltato, con Mosè e Elia. Che cosa sono Mosè e Elia? Ecco, Mosè è un profeta, anzi il più forse significativo dei profeti. Dunque è un modo di dire che Gesù si confronta con Mosè e i profeti. Mosè e i profeti
è un modo con cui gli israeliti dicono la Sacra Scrittura. E allora è chiarissimo, Gesù è andato sul monte per confrontarsi con la Sacra Scrittura. Diremo noi oggi per fare un ritiro biblico. Certo, qua è simboleggiato dal personaggio Mosè e dal personaggio Elia, ma in realtà è tutto quello che loro rappresentano. Cioè Mosè, i cinque primi libri della Sacra Scrittura, la Torah, e Elia, tutti gli altri libri. Mosè cerca di capire come dare la vita. E infatti il testo inizia con sei giorni dopo. Il sesto giorno. Il sesto giorno è il giorno prima dello Shabbat, è il giorno della morte, è il venerdì. È il giorno che già ci parla per il lettore, anticipa il venerdì santo. Dunque abbiamo qualche cosa che ci fa capire che cos'è questa decisione che lo porterà al vero sesto giorno, che è il venerdì santo, a dare la vita, a morire. Al tempo stesso il sesto giorno nella creazione è il giorno in cui l'essere umano è creato. È il giorno anche appunto in cui si vede veramente che cos'è l'uomo. Ecce homo. Ecco che allora la trasfigurazione è tutto questo. È un ritiro dell'uomo Gesù che vuole capire come dare la vita e al tempo stesso è una rivelazione di che cos'è l'uomo per eccellenza, Gesù, cioè colui che è capace di dare la vita. E lo capisce confrontandosi con Mosè e Elia, che guarda caso tutti e due rappresentano altri due monti. Lui, Gesù, è sul monte Tabor, il monte della Trasfigurazione, che però è già, dicevamo, il monte del Venerdì Santo, dunque in qualche modo è già il monte Calvario, ma poi ciascuno di questi due è su un altro monte, o rappresenta un altro monte. Mosè rappresenta il monte Sinai, il monte dell'Alleanza. Elia rappresenta il monte Carmelo, il monte dello Spirito, dove si ascolta lo Spirito. Ecco che allora il Carmelo e il Sinai spiegano che cos'è il Calvario, il monte Calvario, dove Gesù dà la vita. E poi ci sono questi tre testimoni, tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, che sono un po' più vicini, la cerchia più intima di Gesù, gli stessi che saranno poi nel Getsemani con lui. In effetti c'è un richiamo diretto, già un'anticipazione del Getsemani. Qua in qualche modo c'è già Gesù che sta per dare radicalmente la vita. La decisione la prende in questo momento, appunto confrontandosi con due esperti del passaggio. Mosè, colui che ha fatto passare attraverso il Mar Rosso, dunque due esperti della passione. Elia è colui che è stato rapito in cielo, è passato dalla terra al cielo. Dunque si lascia ispirare dalla Sacra Scrittura, in particolare da queste due figure, per capire come lui deve vivere il suo passaggio, la sua passione. Ebbene, i tre testimoni che cosa fanno? Quando vedono quest'uomo che sta decidendo di dare la vita, lo vedono splendente. Questa è la parola che noi chiamiamo trasfigurazione. In greco è metamorphosis, il che vuol dire andare al di là della forma, scoprire Gesù con occhi nuovi. Viene spiegato un po' meglio, è come il sole, brilla come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Che cos'è la luce? Che cos'è il sole? Che cos'è il bianco, come nel testo parallelo Marco dice? Ebbene, è la sintesi di tutti i colori, è la sintesi di tutte le fila della nostra vita. Quando qualcuno ha capito come dare la vita, è splendente, è luce. Gesù in quel momento ha capito come dare la vita, ha capito la sua vocazione più profonda. E allora è luce, come quando noi riconosciamo, se siamo genitori, quando magari un figlio si è innamorato, no? Ha uno sguardo diverso. O quando qualcuno ha preso una decisione molto importante nella vita, che è una decisione di dono di sé, una scelta radicale, come può essere entrare in un monastero o fare una scelta di vita. Ecco, cambia il tuo sguardo. Sei raggiante, sei luce.
e tutte le fila, i colori diversi di tutte le parti della tua personalità si uniscono, cioè sei unificato, sei una persona che non è più divisa, ma sei unificato, perché solo l'amore unifica. Solo quando ami sei unificato. Gesù in questo momento è nel massimo dell'unificazione. Al tempo stesso i tre testimoni vedono un uomo già alle porte della morte. E questo è terribilmente imbarazzante. È come essere vicino a un letto di un moribondo o di un malato terminale in ospedale. E noi siamo poco bravi a rimanere vicino a colui che sta morendo. E come negli ospedali, che cosa facciamo? Ci inventiamo di tutto per fare altro. E allora è straordinario, di una penetrazione psicologica incredibile, quando il testo dice che Pietro dice: Signore, è bello per noi restare qua, farò qui tre tende. Si chiama tecnicamente, dal punto di vista retorico, un volens nolens, cioè un far finta di volere qualcosa, ma in realtà non vuoi, o anzi vuoi il contrario, perché dice: è bello stare qua, faccio delle cose per stare qua, ma in realtà per fare tre tende se ne deve andare. Deve andare a cercare il legno, a cercare il tessuto, a cercare delle frasche. È un po' come nel letto, vicino a un letto di un moribondo, chi dice: no, servono delle sedie, vado a prenderle io. Ma intanto me ne vado, perché è insopportabile stare vicino a colui che sta morendo. Serve dell'acqua? Vado io a comprarla, magari quella buona, quella che torno fra 2 ore. Ecco, questo è l'atteggiamento di Pietro. Al tempo stesso il testo è di una profondità meravigliosa, perché dicendo tre tende, per il lettore ebraico sta accennando alla festa delle tende. In ebraico è Sukkot, la festa delle capanne, che è la festa della fine dei tempi. È la festa con cui Israele si immagina che si concluderà la storia. Ma ancora una volta è Pietro che, da buon volontarista, vuole fare lui, no? Il bravo ragazzo. Faccio io tre tende, cioè ti inglobo, sai? Ti metto io nel mio pacchettino. E qual è la risposta di Gesù? C'è una nube che li avvolge, una nube luminosa che li adombra. Anche lì un paradosso, no? È meraviglioso, perché quella nube del deserto, quella nube che fa attraversare il deserto, che era luminosa di notte ed era dava ombra di giorno. Dunque stanno loro presi dentro all'esodo di Gesù, ma ecco, è Gesù che ha fatto una tenda per abbracciare loro. Questa è la tenda che fa Dio per te. Non sei tu che devi fare una tenda a Gesù, a Dio, ma è Gesù che ti prende sotto la sua tenda, una tenda soffice, tenerissima, delicatissima, che è come una nube. E in quel momento sentono questa parola: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. La stessa parola che Gesù aveva già sentito nel battesimo. Ecco che il decidere di dare la vita è il momento in cui tu hai bisogno della consolazione di Dio. E proprio quando decidi di dare la vita, tu ricevi una conferma in più, che sei figlio amato, che non devi aver paura, che la vita non la perdi, che c'è un Padre che ti riporterà alla vita. E allora la reazione in Matteo è che loro cadono a terra, come è rappresentato molto spesso nell'iconografia della trasfigurazione. Cadono a terra e hanno paura. In realtà solo Matteo dice questo: cadere a terra, hanno paura, poi Gesù che li tocca, che dice alzatevi. Solo Matteo, perché essendo il più ebraico dei 4 evangelisti, cita un testo di Daniele, del profeta Daniele, nel capitolo 10, in cui c'è una scena simile. Daniele, il profeta, vede una figura piena di luce e cade a terra pieno di paura. È la paura davanti a Dio, ma qua è la paura davanti all'amore, a chi dà la vita per amore, e sarà la paura anche davanti alla croce, la stessa cosa. Ma Gesù li tocca e gli dice: alzati, che è il verbo della risurrezione. Nella tua paura, paura tu di dare la vita, perché noi davanti a Gesù abbiamo paura che poi siamo noi obbligati a dare la vita, no. Gesù ti tocca, cioè stabilisce il contatto fisico con te, come nell'Eucaristia, e allora tu entri nella risurrezione. E l'ultima frase è stupenda, perché dice: non parlate di questo, di questa visione, finché il figlio dell'uomo non sarà risorto dai morti. Vuol dire che parlare della visione, questa è la risurrezione.
Cioè la risurrezione di Gesù è quando possiamo iniziare a parlare di questa visione, di questo incontro così profondo con Gesù. E proprio perché questo è l'incontro più profondo con Gesù, questo testo è stato utilizzato in tutta la tradizione dei padri come spiegazione della messa, che ha una prima parte di liturgia della parola, ecco la discussione con Mosè, con Elia, dicevamo, è la Bibbia di Israele, una seconda parte di trasfigurazione, cioè in cui il pane, in realtà tu lo vedi con gli occhi della fede in modo diverso. E nell'arte andiamo a prendere adesso un elemento soltanto di questa grande affresco della trasfigurazione, in particolare Elia. Sull'insieme della scena della trasfigurazione scegliamo il personaggio di Elia perché è molto spesso messo in relazione con l'Eucarestia nella tradizione iconografica cristiana. Il primo esempio che scegliamo è proprio un'icona bizantina del XVII secolo, è conservata a Parigi e rappresenta la grotta di Elia con i corvi. Siamo all'inizio della grande saga, del grande racconto della storia di questo profeta di fuoco, ma già si vedono questi corvi che nutrono Elia nel deserto o nella sua grotta di eremita. Dunque questo è stato interpretato poi nella tradizione come prefigurazione eucaristica. Tutto intorno vediamo anche dei quadretti che esplicitano momenti particolari della sua vita, in particolare quando risuscita un ragazzo che sembrava morto, e questo anche molto spesso messo in relazione con l'Eucarestia, oppure altri episodi che vedremo subito dopo, ma vediamo adesso invece una pala d'altare conservata a Lovanio. L'autore è un fiammingo, Dirk Bouts, ed è nel 1468 che dipinge questa pala d'altare, di cui vediamo qua soltanto un dettaglio. Il dettaglio in cui Elia è preso dalla disperazione, si vuole lasciare morire, e invece l'angelo del Signore si avvicina a lui e gli dice: alzati e mangia. Infatti sulla sinistra si riconosce già anche la brocca e il pane, segno dell'Eucarestia. Infatti se è una pala d'altare e che sta rappresentando in qualche modo che cos'è l'Eucarestia, ebbene è quel nutrimento per tutti noi che abbiamo la vocazione profetica, tutti, ogni cristiano ha la vocazione di essere come Elia, portatore della parola, e nei momenti di scoraggiamento, nei momenti di disperazione in cui ci vorremmo quasi lasciarci morire, ecco che in quei momenti lì è proprio l'Eucarestia che ci ridà l'energia, la forza di rialzarci, di rimetterci in cammino. Scegliamo un terzo esempio, sempre di nuovo nella tradizione bizantina. Questa volta è un'icona russa conservata a Mosca, e vediamo la fine, la conclusione della storia di Elia, ciò per cui poi Elia è molto conosciuto, appunto è colui che è stato rapito in cielo, dicevamo prima, insieme con Mosè, è uno specialista del passaggio, lui il passaggio fra la terra e il cielo, ma anche insieme con Mosè è l'unico personaggio di cui non si conserva la tomba, e Cristo sarà esattamente così, la sua tomba è vuota, ecco. Allora è stato visto proprio per questo come prefigurazione di Gesù Cristo, ma nello specifico della sua, diciamo così, ascensione o prefigurazione di quello che sarà in Cristo l'ascensione al cielo, vediamo qua come Elia lascia cadere il mantello che sarà ripreso da Eliseo, suo successore, un po' il suo discepolo, e allora il mantello fra un profeta e il suo successore diventa il simbolo di questo passaggio, ma nella tradizione bizantina diventa anch'esso un segno eucaristico, perché il mantello rappresenta il corpo, allora è il corpo caduto dal cielo, è ciò che ci permette di vivere le stesse cose che Gesù ha vissuto, di far parte del corpo di
di Cristo. Ebbene, in questi prossimi giorni, quando parteciperete all'Eucaristia, ricordatevi che ricevete dal cielo la partecipazione al corpo stesso di Gesù. Questa può essere la nostra preghiera per i prossimi giorni, vivere l'Eucaristia come il partecipare a ciò che ha fatto Gesù.